Salve a tutti ragazzi, sono Black Age HT e con me c'è King Oro ovviamente. Ah! Ok, adesso cerco di pescarti. Perché non riesco a pescarti? Perché io vado troppo veloce, ecco perché siamo al Dungeon 9 che non sono riuscito a vedere come si chiami. E vabbè, anche te che non ci guardi, io non lo so. Allora, vi avvisiamo, qua non si sentono i suoni di Minecraft perché per un qualche motivo non si è sentito il suono, allora lo stiamo registrando ora dopo. Qualche giorno. Commentare il successivo. E infatti lì dico perché non sento il suono di Minecraft e poi era per quel caso. Ok, quindi siamo qua a vedere adesso il bello schermo di Paul. È veramente bello, mentre io mi pare che stessi cercando di passare da quella lava che si vede sul centro destra dello sfondo. Sì, a destra su. Una colata di lava gigante. Ok, lì. E in pratica là si troverà la lana, mi pare. Da qualche parte, sì, che poi prendo io. Sì, che poi te prendo. Muori. Sì, io muoio. Nella lava, ovviamente perdo tutto. Ecco, là in quella scatola di ossidiana con i cartelli. Ecco, sì. Allora, adesso io premerò tasti a caso e farò finire King Oro nella lava. No, ci sono caduto io da solo. Ah, e allora che serviva? Non servivano a niente. Ah, okay. Era semplicemente per bellezza. Ok, va bene, allora l'ho detto 5 volte, però tu non mi hai ascoltato nemmeno uno. Mi sa che non t'ho sentito. Come facevi a non sentirmi, cavolo? Ecco, io salgo da questa scala dopo aver guardato e lì dentro all'interno faccio un po' di roba, un bel po', sì, finalmente un po' di cibo. Poi non... E lascio un pesce, ovviamente. Che è sempre cibo che mi servirebbe, ma vai, la carne marcia serve di più, ovviamente. Bella, peccato che tu l'abbia perso. Bruciata nella lava, oh, ricordiamoci. Sì. E anche tu hai bruciato tutti gli oggetti nella lava, in quel caso lì. Sì, però... Beh, no, non in quel caso lì. In un altro caso, in questo caso. Io sto parlando di un altro caso. Cosa cambia? Invece l'hai fatto furbamente, ovviamente. L'ho fatto più stupidamente. Ecco, mi sembra giusto. Ho detto adesso lo colpisco con la spada e lo butto di sotto. Poi ho detto no, va. Forse meglio. Ok, molto probabilmente cadrò nella lava. E poi ci cade. Non ho nemmeno sabbia. Ne ho giusto due o tre cubetti. Io gli dico, piazziamo un blocco d'acqua. Ma lui, no, perché... Non serve, basta un po' di sabbia. Che non ha nessuno dei due, tra parenti. No, io ne avevo due o tre. Due o tre servono molto. Sì. E di nuovo tu lì con sti bottoni. E tu che cadi nella lava, guardate il nome. No, non cadevo nella lava, sono caduto sul mio blocco di sabbia. Poi ho distrutto un blocco di vetro, ho cercato di piazzare un blocco per fermare la lava, solo che l'ho aumentata. Bene, ecco. Perfetto. Finito nella lava. Finito nella lava. Stupendo. Ora, vorrei capire tu cosa hai fatto mentre io ritornavo lì. Ok, adesso guarderai cosa ho fatto. Mentre tu cercavi di... Grande idea. Hai avuto proprio una grande idea a fare questo. È stata un'idea perfetta. Guardiamo un po' attorno. Ci metterò un po' perché non so bene cosa devo fare. Liver. No, non puoi leggere. Io ci provo. Cosa vuoi? Tentar non nuoce. Adesso sono quasi, Ah no, in realtà no. No. In realtà non ci sono per niente. Poi dov'è che è di sotto? È sotto alla lava. Ti ho detto che hai pensato un blocco male. Genio, veramente.
parte sinistra, mentre il blocco di vetro è la sua parte destra. Non so. Boh. Ok, adesso scendo a prendere l'acqua. Che bravo con il secchiello. Metto quasi a piangere. Sotto in fondo? No, non ho visto. No, non puoi tornare indietro, sennò poi noi come facciamo? Lo so, io non volevo fare. Cavolo. Non ok. Un altro poi ha detto, ah no, è vero. Adesso vi farò vedere la genialata. La genialata che io purtroppo non ho avuto. Ripetate, l'ho detta, comunque. Sì, però io ho detto, ma no, dai, c'è la sabbia, basta quella. Ah no, è vero, dicevo che si poteva formare l'ossidiana. Ma io ti dico, l'ossidiana si forma soltanto se la lava finisce sull'acqua. No. E no, guarda. Certo, perché la lava era in movimento. Prima che io piazzassi i blocchi, alcuni blocchi erano fermi. Molto probabilmente erano quelli. Quelli che è il caso. Vediamo. Ecco, vedi? Là c'è ossidiana. Quella ce l'ha già. Per scendere. Prima aveva mettere togliere. Per scendere. Sì, ma perché la toglievi? Perché per metterla da un'altra parte, se non avevo altra acqua. Visto che volevo spegnere tutta la lava. Ma era già. No. Ma l'abbiamo piazzata. Eh? L'abbiamo piazzata. Ce ne manca un più qualcosa. Ora lì le ho preso sicuramente. Sì, è vero, siamo. Qua adesso non so come prendere l'acqua, ma in realtà la prendo. Però non scende. Sì, ma mostruoso! Infatti dico, ma che diamine? Vabbè, io ce l'ho l'acqua. Ma che diamine? Poi inizio a vedere dei mostri, mi sembra. No, sto scherzando. Ok, adesso prendo la barca e me ne vado. Me ne vado. Me ne vado. Quanto manca? Siamo a... Sì, più di metà. Mancano 5 minuti alla fine del primo clip. Ah. Ok, adesso vi subirete un po' di io che trolleggio in barca. Ah, comunque, ve lo dirò adesso, poi ve lo dirò al fondo, se me ne ricorderò. Allora, ho fatto un canale Facebook. Il canale Facebook che metterò su... Merda. Che metterò da qualche parte lì. Oh, yeah. Kingoro morto grazie a un Enderman, grandioso. Allora, ho fatto un canale e metterò un link qua. Ok, dove ci sono le... No, niente. Li metterò da qualche parte, dalla spada, dalla barra della fame, dalla barra dei cuori, dappertutto. E quindi poi andatelo a vedere, ho messo dei sondaggi che riguardano le mappe che potremmo fare in un seguito. Cioè dopo questo ovviamente che stiamo quasi per finire. La prossima è Inferno Mines. Dopo Inferno Mines, diteci voi, adesso un creeper esplode da dietro e non sento niente, vabbè. E perché poi sono tornato indietro e ho visto un buco. Allora ho detto, qua è esploso un creeper. Ah no, ce l'avevo dietro, allora no. Eh no, perché ce n'erano due. Boh, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, adesso arriva. Eccolo. Comunque, allora... Ah sì, ok. E comunque andate a vedere e dateci la vostra idea sul sondaggio. Cioè, però rispondeteci, cavolo, eh. Perché sennò quella che ha più voti ovviamente la facciamo. Ce ne sono quattro, di cui una è una parkour map che a Kingoro piacerà molto. È bello parkour, io amo il parkour. E poi mi... Vabbè, vedrò, su. Vedere gli Enderman sotto la pioggia. Oppure quando vengono ad attaccarti e sei in acqua. No, è meglio sotto la pioggia. Perché sotto la pioggia continuano a teletrasportarsi.
ok, non potete vedere le mie mani, quindi smetterò di fare. Basta! È il rumore degli Enderman che si trasportano sotto la pioggia. No, il rumore degli Enderman che si trasportano sotto la pioggia è molto brutto e cattivo. Ho capito che non sai cosa fare, eh. In effetti sì, magari divertiamo un po' quelli che ci guardano, mentre io giro con la barca, cazzo, adesso mi scontro. comunque, allora, poi non so se avete visto la nuova grafica del mio YouTube, molto carina, sperando che poi non si cancelli subito, che metteranno l'altra, speriamo di no. Se non sapete di cosa stiamo parlando, andate a vedere il canale di Scottex, loro ce l'hanno già. E poi niente, pubblicità occulta, sì. Però non ce lo metterò. No, ma infatti, però ve lo consigliamo, su. Ma noi non saremo mai un creeper. Porca troia. No, quella l'hai detta nel video precedente. Eccomi. Qua lui che mette la sabbia e io mi incazzo. Porca miseria, togli sta cazzo di sabbia, porca miseria. E lui ce la rimette, ovviamente. È un modo per segnare che ti manca. No. Sì. No. Sì. Volevo piazzarla io. Ma no. Che cattiveria. E poi la lana blu. Perché il quarto dungeon è quello impossibile da trovare. Ieri. L'abbiamo trovato ieri. Sì, vabbè, ma se noi diciamo l'abbiamo trovato ieri, loro che cazzo ne sanno? Ah, cioè, hai ragione. L'abbiamo trovato nella... Boh, tipo il sedicesimo episodio. Penultima sessione di registrazione che abbiamo fatto. Sì, ma noi che ne so. Le registrazioni durano circa 2 ore, quindi 4 episodi. Però non so quante sessioni abbiamo fatto. Però ne abbiamo fatto. Non lo so, guardate, nel 17esimo episodio, ecco. Uno dei diciamo così. 17esimo episodio. Così, a cacchio. E quindi adesso noi cosa stiamo facendo? In verità non lo so. Bene. Ok, adesso cosa facciamo? Ecco, adesso siamo in un altro dungeon. Sappiamo un attimo che ne parliamo. Ok, abbiamo preso un po' di risorse e siamo tornati a questo dungeon, immagino. Ok. Ah già, però non sto stoppando il coso del video. Vabbè, non ti preoccupare, mettiamo pausa proprio al video. Ok. Mettiamo fermo immagine. Stop! Ma che diamine? Ma che? E la lana è lì! È stato stupendo. Ma poi lì cos'è che c'è scritto? Stai attento al tuo cappello. No, sta bene con il tuo cappello. Ah, quale cappello? Uovo di Blades. Il mio cappello, ce l'ho il cappello. Ah sì, è vero. Vabbè, comunque. Perché c'è tipo la rosa con infinità. No, infinità. Affilatezza. Quanto? 1 mi pare. Ah, che schifo. E però c'è tutta una bella cosa di armatura di spell. No, di maglia, ecco, non mi veniva. Ecco, io ho detto ci sarà sicuramente qualcosa qua. No, non c'è niente ragazzi, veramente, ho scavato un po', ma non c'è un cavo. È semplicemente quello, io ho controllato in basso, in alto, dietro quel grado che si vede. Sì, abbiamo controllato un bel po', ma non abbiamo trovato niente. La lana è qua, e io non la riuscivo ad aprire, ma io non la riuscivo ad aprire lì dietro, non so perché. Eppure poi vado davanti, guardate, giro, e qua la riesco ad aprire. No, anche lì stavo prendendo tutte le... No? Allora no, niente. Allora sbagliato. Ok, quindi adesso scaviamo ancora un po' per vedere se c'è, se non c'è, se qualcosa. Ma evidentemente non c'è niente. No, non c'è proprio niente, ragazzi. Adesso mi si è anche rotto il piccone. Perfetto. Quindi poi niente, ora siamo. Di solito sono io quello che
Ah, fra un po' vedrete Gualti, che è un nostro Gualtiero. amico che gioca anche lui a Minecraft, ecco. Qua. Qua è apparso, cioè dovrebbe. Ci sarebbe Gualti. No, aspetta, vediamo. 2000 08 08. Sì, è questo. Ok, allora stiamo andando giusti. Ok, quindi adesso Ma ci dovrebbe essere Gualti. E noi stiamo cercando dei dungeon così a casaccio. io ti invito a ritagliare queste parti in cui sei semplicemente lì in barca a fare un tour. Ma così Perché? abbiamo il tempo di dire qualcosa. Hai ragione, però abbiamo qualcosa da dire? Dovreste iscrivervi al canale. Hai ragione. Hai ragione tu, hai visto, hai visto. Iscrivetevi, porca troia!